Macro Local Brightness è un festival di installazioni luminose e video installazioni che nasce nel 2015 e è arrivato alla sesta edizione. Si è strutturato all'interno di un territorio abbastanza importante e che rappresenta un po' quello che sarà il futuro un po' del mondo, cioè la commissione tra varie etnie, religioni e anche vari aspetti culturali che convivono insieme. A Roma lo spazio che definisce questo futuro è Torpignattara e Maranella, proprio perché all'interno subentrano e ci sono varie realtà etniche e culturali che condividono quel territorio e convivono quotidianamente. Roma Global Brightness ha sempre cercato di portare all'interno di questo territorio i cittadini oppure un pubblico appassionato di arte, sfruttando un'arte che possiamo definire un po' innovativa, comunque contemporanea, come la light art o la videoinstallazione. Quindi abbiamo disseminato di solito il percorso, che è un percorso urbano, quindi cittadino, sia con location all'aperto sia al chiuso, di installazioni di artisti sia romani sia internazionali, italiani, tra cui Yasuhiro Shida, un artista giapponese che proprio in questi giorni ha 9 installazioni contemporaneamente accese in ogni parte del mondo, il Motore Fisico, i Quad Ensemble di Roma e Daniele Spanò, diciamo questo per dire i nomi un po' più di punta del festival. Ma anche gli altri artisti hanno contribuito sia con opere innovative e anche site specific o con dei piccoli studi, quindi abbiamo dato la possibilità anche ad altri artisti di incominciare un progetto e che speriamo si possa concludere sempre a RGB, casomai il prossimo anno. E sicuramente in questi 6 anni il pubblico risponde sempre meglio, sia perché a livello territoriale ci siamo insediati e insomma ormai ci conoscono, quindi ci aspettano, sia a livello cittadino perché anche su Roma ormai ci conoscono abbastanza, sia per le attività che svolgiamo durante l'anno come associazione e sia per anche altri interventi artistici che portiamo avanti da anni. Quindi sicuramente c'è un maggior appeal nei confronti del pubblico residente sul territorio di Torpignattara e Maranella, e loro alla fine sono appassionati e poi anzi alcuni anni ci hanno detto: ma quest'anno non fate niente qua, perché lo fate di là, perché non venite da noi? Quindi poi dopo subentrano pure questi piccoli campanilismi interni tra via e via insomma di Torpignattara.